Ciao ragazzi, buona domenica mattina. Siamo tornati nella nostra vecchia location, come vedete, perché non avevo il tempo di allestire il magico angolino dei video, quindi oggi qua, davanti al computer, a parlare di un'autrice. Avrei voluto parlarvi del suo libro, di uno dei suoi libri in realtà, però per parlarvi del libro mi sono messa a fare le mie solite ricerchine sull'autrice per contestualizzare un po' ciò che poi vi avrei detto. La storia dell'autrice mi ha entusiasmata tantissimo, soprattutto perché mi sono imbattuta su un discorso che lei ha scritto e pronunciato che è di una bellezza meravigliosa, ragazzi. Soprattutto in questo momento in cui si discute delle rivendicazioni delle persone di colore, la negazione della parola da parte della cultura bianca, l'abbattere statue, ci vogliono abbattere statue, tutta una serie di stronzate. Ieri sera ho letto due articoli di Guia Soncini. Soncino, Soncini, non so, sull'inchiesta. Madonna mia, cioè tu apri quella pagina e ti arriva una secchiata di banalità in faccia, vieni investito dalla banalità, veramente terrificante. Un discorso come quello che ha fatto quest'autrice può quantomeno aiutarci a chiarirci le idee su cosa dovremmo fare, come dovremmo agire in questo momento o non agire in questo momento. Fine del mistero, avrei voluto parlarvi di Io, Tituba, strega nera di Salem di Marie Scondé, invece vi parlo di Marie Scondé. Marie Scondé è un'autrice originaria della Guadalupe, che sono andata a cercare, ragazzi, perché la geografia non ci vogliamo bene. Allora, la Guadalupe, insieme alla Martinica, Saint-Barthélemy e Saint-Martin, sono le Antille francesi, quindi ex colonie francesi ai Caraibi. Quindi ci troviamo più o meno America centrale, da questa parte verso l'Europa, Oceano Atlantico. Lei nasce alla fine degli anni 30 in Guadalupe, in una famiglia che lei stessa definisce di proto-borghesia nera. La mamma e il padre hanno una scuola dove insegnano, poi il padre apre una specie di istituto di credito. Lei studia lì in questo istituto con la madre sino a, credo, quello che corrisponde alle scuole medie, dopodiché si trasferisce a Parigi, dove studia al liceo, fa il liceo e l'università, la Sorbonne. Non ho capito bene questa storia dell'università, perché a un certo punto su Wikipedia c'è scritto che viene espulsa. Ma non vengono date vengono dati maggiori dettagli, quindi su questo indagherò di più. Dopodiché, fra gli anni 60 e 70, lei va in Africa, dove insegna francese in vari stati. Me li sono segnati, eccoli: Guinea, Ghana, Senegal. Gira per questi stati, lei insegna il francese. Negli anni 80, torna in Francia, dove all'università prende un dottorato in letterature comparate. Da lì poi si avvia la sua carriera di scrittrice. Questo qua, Tituba, credo che sia dell'86, scrive molti altri libri. Il riconoscimento, il super riconoscimento, arriva nel 2018. Lei prima ha vinto altri premi, nel 2018 vince il New Academy Prize. Che se vi ricordate, quell'anno ci fu il mega scandalo del Nobel che non venne assegnato. Ecco, venne assegnato in realtà un premio alternativo che venne chiamato New Academy Prize e lei lo vinse per la letteratura. In quell'occasione pronunciò questo discorso di cui voglio parlarvi, che intitolò Giving Voice to Guadalupe, che non so mai se pronunciare in spagnolo, in francese o in inglese. Faccio un mischione, ragazzi, abbiate pietà di me. Comunque, questo discorso l'ho trovato su New York Books, vi metto il link giù, così se volete lo andate a leggere in modo integrale. In questo discorso lei ripercorre brevemente, ovviamente, la sua vita, parla delle sue origini, della Guadalupe, delle sue origini anche familiari, racconta questo aneddoto per cui lei inizia a mostrare interesse per la scrittura, per l'inventare storie sin da piccolissima. La mamma è molto cattolica e non è contenta di questa attitudine della figlia, per cui spesso si scontrano. Quando si scontrano, lei, Marie Scondé, va a rifugiarsi in cucina, dove loro hanno una cuoca che è una persona un po' rigida, nel senso che lei ha le sue ricette, quelle sono, le segue sempre nello stesso modo e nessuno deve inventare nulla. Invece a Marie Scondé piace moltissimo inventare, si mette lì in cucina, mischia, fa cose. E proprio parlando di questo, racconta della nonna. La nonna, che si chiama, spero di pronunciarlo bene, Victoire, si chiamava Victoire, era una schiava di una famiglia creola e per questa famiglia faceva la cuoca, cucinava. E
Marie Scondé ci racconta: "When Victoire invented seasoning or blended flavors, her personality was set free and blossomed. Cooking was her perlabat room, her ganja, her crack, her ecstasy. She dominated the world. For a time she became God, like a writer." E questa frase lei ci fa capire che la componente della creatività, del creare qualcosa da zero, del reinventare qualcosa da zero, per lei è fondamentale in cucina così come nella scrittura. Ed è una droga insieme a un'estasi, è una potenza quasi divina che dà appunto la capacità di creare. Andando avanti nel racconto della sua vita, si sofferma su un episodio importantissimo per il suo essere scrittrice, ossia quando aveva 14 anni, se non sbaglio, un'amica della mamma, vedendo che lei aveva ormai letto praticamente tutti gli autori della tradizione francese, decide di regalarle un autore della tradizione inglese e le regala Wuthering Heights di Emily Bronte. Lei legge questo libro, ne rimane molto impressionata e rapita dalla lettura del libro, quando incontra nuovamente l'amica della mamma, la ringrazia moltissimo per il regalo, le dice che le è piaciuto tantissimo e poi le dice: "Un giorno anch'io scriverò una cosa bella come questa." L'amica della mamma la guarda in maniera così un po' scettica e divertita e le dice: "Tesoro, ma quelli come noi non scrivono." E allora lei nel discorso dice: "Mi chiedo ancora cosa intendesse con quelli come noi chi? Noi donne? Noi neri? Noi abitanti di un posto nel mondo che non ha mai avuto nessuna rilevanza a livello politico, storico, niente?" E vi leggo appunto il pezzetto in cui racconta questa cosa e dice: "Today, thanks to the new Academy Prize, I feel the liberation of having overcome a triple challenge. Yes, women can write. Yes, blacks can write. And yes, the inhabitants of a small unimportant island which never gets international attention can write." In questo, Marie Scondé inquadra perfettamente chi è. Lei è un'autrice, sì, non è solo un'autrice donna, non è solo un'autrice nera, non è solo un'autrice che fa parte di una minoranza, come la vedi, lei è tutte queste cose. E per questo vi dico che un discorso come questo in questo momento può farci capire che direzione seguire, può farci capire qual è la chiave per comportarci bene in questo momento, perché le grandi banalità che ho sentito e ho letto in questi giorni riguardano soprattutto il fatto che l'uomo bianco, ecco, generalizziamolo in questo modo, l'uomo bianco percepisce l'oppressione come a compartimenti stagni, per cui ci sono le donne oppresse come donne, i neri oppressi come neri, i gay oppressi come gay, i poveri oppressi come poveri. Ma in realtà il dibattito sull'oppressione è da mo che si è reso conto che tutte queste oppressioni in realtà si intersecano le une con le altre, ragione per cui io sostengo che la lotta all'oppressione dovrebbe essere di tutti gli oppressi uniti, ma vabbè, questa è una mia opinione. E non esiste una, come dire, divisione netta tra l'essere oppresso come donna e l'essere oppresso come povero, l'essere oppressa come donna e l'essere oppressa come nera. È tutto parte della stessa oppressione, ci sono persone oppresse per diversi motivi, per essere donne nere, per essere donne povere, per essere donne nere povere, per essere donne nere povere gay. Vedi un po' le combinazioni che possono mettersi insieme. E con questo discorso Marie Scondé ci fa capire perfettamente che non possiamo permetterci di pensare che l'oppressione opprima solo un tipo di minoranza e che tutte queste oppressioni siano divise le une dalle altre. Ma tornando a Wuthering Heights, ci dice anche un'altra cosa, leggo. No, inquadriamolo. All that, inizia con all that. All that inteso con tutto quello che succede all'interno del libro di Wuthering Heights. "All that, the presence of invisible among the living and the desire to avenge the harshness of life, seemed so familiar and understandable to a person from the Caribbean." E in un pezzetto un po' più avanti, che non ho ricopiato, però lei dice questo, dice: "La potenza della letteratura è la capacità di far vedere alle persone qualcosa di familiare anche in descrizioni che in teoria familiari non dovrebbero essere, perché comunque fra Emily Bronte e Marie Scondé, fra l'Inghilterra dell'Ottocento e i Caraibi dei primi del Novecento c'è una differenza
abissale, non soltanto di spazio e di tempo, ma culturale, di tutto. Eppure Marie Condé riesce a rivedere dentro Wuthering Heights atmosfere, sensazioni, descrizioni familiari per i suoi Caraibi, ma anche proprio a livello fisico. A un certo punto lei dice: la descrizione della brughiera mi ricordò un posto, e poi descrive questo posto dei Caraibi. Quindi lei riesce anche a connettere i posti, a rendere familiari i posti, e questa è la grande potenza della letteratura. Quindi lei si innamora di questo libro, e a un certo punto della sua carriera di scrittrice decide di riscriverlo. Nella newsletter che vi ho mandato venerdì vi ho raccontato del rewriting, che è una tecnica utilizzata soprattutto da autori dell'ex colonia che prendono una opera della tradizione occidentale e la riscrivono. Generalmente questa riscrittura non è soltanto, come dire, un vezzo, ha una sua valenza politica molto forte, cioè io prendo l'opera in cui è il bianco a parlare, il bianco a dire la sua, in cui è espresso solo il punto di vista del bianco, la prendo e la riscrivo a modo mio, la riscrivo con la voce del nero, con la voce dell'oppresso comunque in senso lato, la riscrivo inserendo il mio punto di vista. E lei infatti riscrive Wuthering Heights e lo ambienta in Guadalupe. E questo libro, che cercherò assolutamente, si intitola in francese, che è il titolo originale, La Migration du Co, e in, scusatemi sempre per il mio accento francese, e in inglese diventa Wendwood Heights. Poi, fra le altre cose, dice che la Bronte Society ha considerato questa riscrittura un sacrilegio. Sti stronzi. Vabbè, poi ne parleremo quando lo leggerò. E quindi lei riscrive questo libro appropriandosi perfettamente di questa tecnica della riscrittura e inserisce Wuthering Heights ai Caraibi. Nell'ultima parte del discorso lei vira molto sul discorso politico. Lei ci dice: non potrei scrivere mai nulla che non abbia una sua valenza politica. Tutto quello che scrivo ha un suo significato bello, sostanzioso alla radice, e quel significato è politico. In realtà lei non ha mai sposato pienamente nessuna delle, come dire, dei movimenti critici letterari che sono sorti nei Caraibi nel Novecento. I due maggiori sono la negritude e la creolité, che sono due movimenti critici nati, la negritude negli anni 30, se non sbaglio, la creolité nei 70-80. Ragazzi, io non sono una francesista, quindi non conosco bene queste cose, però cioè, ne ho letto così in maniera molto disorganica. La negritude era un movimento di intellettuali caraibici che indagavano sull'origine africana e soprattutto sulla diaspora, quindi quando queste persone sono state prese dall'Africa e portate in America per diventare schiavi, loro si concentravano, hanno concentrato la loro riflessione e la loro produzione nell'analisi di queste due componenti, quindi l'origine africana e la diaspora, appunto questo dicevo negli anni 30. Negli anni 70, o più 80 credo, è più recente, negli anni 80 invece si crea la creolité, che è un movimento un po' diverso, anche un po' in risposta alla negritude, perché la negritude presupponeva un'omogeneità, cioè siamo un gruppo, siamo tutti africani che vengono da lì, abbiamo tutti vissuto in maniera più o meno diretta, perché poi ovviamente cioè, era successo molto tempo prima, erano i discendenti di chi aveva vissuto la diaspora, e appunto presupponeva un'autonarrazione molto omogenea. Invece il movimento della creolité ci dice un'altra cosa, ci dice: ok, abbiamo ragionato molto sulle nostre origini africane, abbiamo ragionato molto sulla diaspora, però noi adesso siamo un'altra cosa, non siamo più africani, adesso siamo creoli. E anche Marie Condé, nonostante non abbia mai sposato in pieno né la negritude né la creolité, nel suo discorso ci dice una cosa molto molto interessante circa questo discorso dell'essere creoli, e dice: we are either the descendants of African slaves, or the descendants of indentured Indian laborers, or the descendants of the French colonizers. Nobody believed that these three components could have fused to create an original culture.
Quindi lei qui mette in evidenza il fatto che anche qui la settorializzazione dell'origine non è più utile a descrivere la contemporaneità, perché loro non sono più o discendenti degli africani o discendenti degli indiani o discendenti dei coloni francesi. Loro sono il frutto di tutto questo. Lei usa un verbo preciso, dice fused, si sono fusi e hanno creato la creolité. Loro sono creoli, sono una cultura originale e sono la cultura creola. Mi è piaciuto tantissimo leggere questo discorso. Adesso chiudo, ragazzi, perché sono 15 minuti e voi sarete tutti lì pronti per impiccarvi, immagino. Però volevo trasmettervi un pochino dell'entusiasmo nell'aver letto questo discorso. Spero vorrete andare a leggerlo tutto integrale e in inglese, ma immagino si troverà anche in francese, magari se si cerca. Assolutamente adesso cercherò questa riscrittura di Wuthering Heights di Marie Condé. E basta. Se avete domande, fatemele, non sono certa di saper rispondere, appunto perché non sono un'esperta di Marie Condé, però chiedetemi, se avete dei commenti da fare, assolutamente fateli. Ci aggiorniamo appunto su questo discorso, se trovo il libro ve lo dico su Instagram. Dopodiché ci vediamo la prossima volta, penso, non ve lo assicuro, con Tituba, Tituba o Tituba, chissà come si pronuncerà, ragazzi. Se avete notizie in merito, datemele. Ci vediamo alla prossima.